bravissimi ragazzi, alla squadra avevo chiesto di certificare questa nostra crescita, che anche contro la Juventus ce la siamo giocata, quindi capire contro queste grandi squadre, capire se avevamo la capacità di poterci stare, di ridurre il gap attingendo a tante cose, risorse fisiche, energetiche, nervose, qualità individuale, qualità di squadra, perché altrimenti non ne vieni fuori. Però mettiamoci alla prova, vediamo un po'. E loro sono stati straordinari, perché abbiamo anche saputo soffrire durante la partita, ma è stata sempre una partita intensa sul piano mentale. È stata sempre una partita che ci ha visti anche nella difficoltà ordinati, perché poi la squadra ha subito qualcosa, ma è stata sempre ordinata. E poi in finale, secondo tempo, in crescendo, se la sono meritata, sono stati bravi loro. Ho chiesto di continuare a cercare di capire cosa siamo per poter crescere, per poterci migliorare, per poter lasciare una scia di profumo al 28 di maggio, vedere dove siamo arrivati e capire cosa si può fare di meglio il prossimo anno, se saremo in grado di fare di meglio. Adesso noi dobbiamo pensare a queste ultime partite e a farle nella maniera seria, giusta, come questa sera, toglierci qualche altra soddisfazione, migliorare la nostra classifica, ma soprattutto crescere individualmente e collettivamente. Perché avere la possibilità di andarsi a giocare partite contro squadre forti e non essere battuto sulla carta è già un risultato. Cioè, intanto giochiamo e poi vediamo. E questa oggi è la consapevolezza che la squadra si è saputa creare, che non parte battuta, e secondo me è questo il valore che oggi questa squadra possiede.